Sarà il Don Giovanni di Mozart ad anticipare la stagione lirica 2022 del Teatro Marrucino. Il dramma giocoso in due atti, composto nel 1787 con libretto di Lorenzo da Ponte, andrà in scena domenica 17 luglio all'Anfiteatro La Civitella a Chieti alle ore 20:30. Lo spettacolo, annunciato questa mattina, anticipa la stagione lirica 2022 del Marrucino, che da ottobre a dicembre tornerà a teatro con tre grandi appuntamenti: Madama Butterfly, Cavalleria Rusticana e Don Pasquale. Paolo De Cesare, assessore alla cultura del Comune di Chieti, spiega che decolla questo progetto ambizioso di gestire per i futuri tre anni il parco archeologico della Civitella. Iniziamo anche come Teatro Marrucino a farlo con una straordinaria stagione di lirica e questa anticipazione del Don Giovanni di Mozart. Riteniamo che appunto sia caratteristico, sia suggestivo e sia particolarmente importante valorizzare l'anfiteatro della Civitella, e lo faremo con un'orchestra, peraltro una produzione anche tutta abruzzese, quindi siamo davvero soddisfatti del lavoro messo in campo. Su regia di Matteo Sartini, con il maestro Massimo Spadano a dirigere l'orchestra, l'opera, coprodotta dalla Deputazione Teatrale Teatro Marrucino di Chieti e dall'Associazione Amici della Musica Fedele Fenaroli di Lanciano, sarà allestita in un'ottica di attenzione alla sostenibilità ambientale, come spiega il maestro Giuliano Mazzoccante, direttore artistico del Teatro Marrucino. Don Giovanni è un'esperienza nuova, in questo caso il valore artistico è affidato ai giovani, perché è un progetto nato insieme all'Estate Musicale Frentano, l'Associazione Amici della Musica, con il quale si dà la massima attenzione ai giovani, quindi un progetto di formazione. In questi giorni giovanissimi musicisti tra i 15 e i 25 anni si stanno preparando con un cast anche molto giovane in un progetto che dà la massima attenzione alla sostenibilità ambientale. Immaginate che tutte le scene e i costumi sono stati realizzati dai ragazzi delle scuole con materiale riciclato. Ecco perché Riciclando in Opera è un messaggio universale sul rispetto dell'ambiente, che in questo momento ci sembra giusto affidare proprio ai giovani, che sono il veicolo più naturale per dare questi segnali di civiltà. E poi per l'autunno ci si ritroverà al Marrucino con Madama Butterfly, Cavalleria Rusticana e Don Pasquale. In questo caso il valore artistico si arricchisce tantissimo di nomi importanti, internazionali, riconosciuti nel mondo della lirica come alcuni dei più grandi interpreti. Pensiamo soltanto alla Madama Butterfly, Donata D'Annunzio Lombardi, tra l'altro abruzzese, premio della voce pucciniana, quindi uno tra i premi più importanti al mondo. Cavalleria Rusticana, un'attenzione particolare non solo alla realizzazione della regia e delle scenografie, ma anche ai significati intrinseci dell'opera. Quest'anno sarà anche l'anniversario di Verga. Tra l'altro vedrà direttore d'orchestra Simone Di Felice, attualmente Kapellmeister al Teatro dell'Opera di Francoforte, nato a Chieti però. È cresciuto in Abruzzo e formatosi in Abruzzo. E infine Don Pasquale, una regia prestigiosissima, le scenografie molto prestigiose del maestro Rubertelli. E in quest'opera noi ci siamo avvalsi della collaborazione con un concorso internazionale, il Premio Fausto Ricci, che ha selezionato, grazie alla presidenza di giuria di José Carreras, i migliori artisti che poi sono stati scritturati.